questa settimana tutta la comunità parrocchiale, ma oserei dire tutta la diocesi di Salerno, Campania, Acerno, ha come punto di riferimento il 50° di ordinazione sacerdotale dell'arcivescovo emerito Luigi Moretti. Noi come comunità ci sentiamo profondamente coinvolti. E alla luce di questo sono andato a spulciare nella memoria e mi sono ricordato di un libro che avevo letto tanti anni fa, forse 40 anni fa, Il potere e la gloria di Green, dove c'è un sacerdote che aveva subito tutta la rivoluzione messicana e che doveva sfuggire a quelle che era l'esercito messicano perché aveva come criterio di andare a distruggere quelli che erano gli elementi cristiani, i cattolici presenti nella società. Ebbene, questo sacerdote venne perseguitato dall'esercito messicano e una serie di avventure e disavventure lo portarono poi alla fine, e quando stava per morire ebbe a dire che si presentava davanti a Dio con tante nefandezze, ma aveva percepito la grandezza della provvidenza anche nelle nefandezze. Ecco, da qui vorrei proprio ricordare l'esempio invece dell'arcivescovo Moretti, che nella sua vita porta davanti a Dio mani piene di amore e di carità. In questi anni che ha vissuto qui a Salerno, e particolarmente in questi mesi, io posso testimoniare come la sua vita è testimonianza di un amore grande, silenzioso, verso gli altri. Un altro testo, un altro libro che è stato importante nella mia esistenza è stato quel testo di Bernanou, questo cattolico francese che ebbe a scrivere Diario di un curato di campagna. E proprio alla luce di questo momento importante per la vita della comunità parrocchiale, l'anniversario di ordinazione, sono andato a riscoprire, alla luce anche della testimonianza dell'arcivescovo Moretti, questo testo che ha una conclusione. Questo sacerdote morto, che stava per morire ed era assistito da un ex prete che aveva una compagna, mentre sta per morire chiede la confessione e l'assoluzione dei peccati. C'è un momento, come dire, di spavento, tutti rimangono impanicati perché l'ex prete doveva dare questo sacramento. Sappiamo bene che, nonostante, come dire, la dispensa dal sacerdozio, si rimane sempre sacerdote. Ebbene, questo sacerdote morente che chiede all'ex prete il sacramento, poi ebbe a dire: tutto è grazia. Sì, tutto è grazia. Forse l'arcivescovo Moretti ha vissuto così la sua vita. Nei racconti che quotidianamente ci fa l'onore di condividere, ho capito che nella sua esistenza tutto ciò che è accaduto l'ha considerato una grazia importante, ed è arrivato a questo traguardo alla luce di questa esperienza di vita, e per noi diventa motivo di riflessione, e io gliene sono grato particolarmente perché, come dire, mi ha dato la possibilità di andare a piantumare quello che già pensavo, perché fondamentalmente, come dire, vivo la stessa esperienza che il Manzoni sottolinea nel suo libro I Promessi Sposi, quando parla di provvida sventura. Anche questa è stata l'occasione per comprendere che veramente nella vita tutto è grazia. Abbiamo parlato di letteratura, abbiamo citato testi. Mi piace ora citare un altro titano, gigante della spiritualità, che è Giovanni Maria Vianney, quando diceva: ma non è detto che i sacerdoti devono essere voluti bene da tutti. I sacerdoti sono anche segno di contraddizione, per cui
capita spesso che ci sono anche pensieri diversi da parte di alcuni. Essere segno di contraddizione significa annunciare il Vangelo, perché Gesù è stato segno di contraddizione. Anche noi credenti e noi sacerdoti, per amore della verità, e la verità è Cristo, molte volte siamo chiamati a dire quel no, ma non per un vezzo, ma per seguire la verità. Ecco, io anche qui ho avuto grande esempio dall'arcivescovo Moretti, perché spesso, come dire, ci ha insegnato che è più importante essere veritieri, essere leali, essere sinceri, che essere, come dire, compromissori nella vita. Mi sembra interessante questo aspetto, particolarmente in questo periodo in cui spesso non si ha il coraggio di prendere posizioni, si è un po' pavidi. Certamente non è facile fare delle scelte, ma le scelte a lungo tempo ci danno ragione, e quindi è giusto avere dei comportamenti in tal senso. Ma d'altro canto anche Don Lorenzo Milani, il parroco di Barbiana, quando scrive alla professoressa, in quel bel testo, Lettera a una professoressa, dice che nella vita bisogna avere anche il coraggio di fare delle scelte che vanno, come dire, a considerare gli ultimi, gli indigenti, i poveri, protagonisti della vita, e molte volte questo crea malumore nei benestanti, perché davanti a Dio si va con le mani piene di amore, perché non servono niente avere mani pulite ma vuote. Ecco, tutto questo l'arcivescovo, in questi mesi che abbiamo convissuto la stessa realtà parrocchiale, ci ha insegnato, e da qui nasce l'inno di gratitudine a lui e quindi al Padre Eterno per aver vissuto insieme questa esperienza straordinaria. E l'invito a tutti di partecipare a questi momenti che abbiamo organizzato giovedì alle ore 18:30 con la celebrazione eucaristica e poi l'adorazione, sarà presente anche il seminario metropolitano. Venerdì ci sarà un incontro proprio sul sacerdozio e sabato ovviamente ci sarà il momento della celebrazione eucaristica. Tutto questo condiviso con la diocesi e particolarmente con l'arcivescovo Bellanti e l'ausiliare Don Alfonso Raimo.